Mister Simonetti, Vittoria doveva essere Vittoria Estate, una domenica fondamentale contro un Lecco che è stata cacciata dal 26. Sì, risultato importantissimo, prestazione anche discreta, nel senso che oggi è una partita difficile dal punto di vista mentale, abbiamo tutta sconfitta, poi anche il pregio di Grezzane con la relativa precedente sconfitta a Pagani, insomma, pesava dal punto di vista mentale. Siamo stati bravi e anche un pizzico fortunati, no? Un po' di fortuna ci vuole sempre, però il tempo la squadra ha fatto bene, soprattutto in maniera tranquilla. Qual è stato il segreto di questa vittoria? Ma il segreto è innanzitutto aver segnato, che è una cosa fondamentale. Ma io parto sempre dal presupposto che l'aspetto mentale sia prioritario. Ho visto una squadra, anche se un po' tesa, nervosa all'inizio, però non in maniera eccessiva, ha saputo gestire bene la tensione, ha saputo gestire bene il vantaggio, fino all'ultimo momento ha giocato come era giusto che giocasse, senza lasciarsi andare, questo è un aspetto molto positivo. Squadra schierata con un assetto un po' diverso rispetto alle ultime settimane, soprattutto in attacco. In attacco Carlini e Paolino, in realtà in panchina, dinamismo, classe, tecnica, i tre centrali dell'Ecco sono andati in crisi. Sì, insomma, abbiamo fatto una buona gara, insomma, io sono certo che se anche avesse giocato Florian sarebbe stata la stessa cosa davanti, insomma, è un male avvicendamento, sono contento per loro, sono contento per tutti, meritavano questa vittoria, questa boccata d'ossigeno. Adesso si va a Monza, 9 partite alla fine, una boccata d'ossigeno importante oggi con il Lecco, l'importante è avere continuità, forse un difetto che c'è stato anche per qualche episodio sfortunato negli ultimi tempi. Beh, nel calcio è fondamentale la continuità. Fondamentale non essere concentrati, non essere sempre umili, consapevoli della propria forza, ma è fondamentale, insomma, avere tenacia e costanza. Ok, grazie. Perché chiaramente ha il vantaggio del campo nell'interpretare la partita in una certa maniera, con giocatori di qualità. Penso che il sorrento del gruppo nostro sia quella più forte. Che se avesse fatto qualche risultato di più fuori probabilmente non starebbe certo lì con noi a giocarsi. Questo è il mio parere, perché insomma comunque ci sono giocatori di qualità, svelti, bravi e tutto. E noi, ripeto, è una partita strana nel senso che il primo tempo abbiamo fatto fatica ad interpretarla contro vento, con una squadra che ti metteva sempre palloni, teneva il ritmo alto. Quindi nei duelli abbiamo avuto difficoltà. Forse la svolta è stata però quel gol su punizione con la deviazione, forse. Sì. Sì, come occasioni probabilmente, però insomma, al di là dei gol, proprio il primo tempo abbiamo fatto troppa fatica. Ce l'abbiamo capito poco su come interpretare la partita. Chi ha deviato la palla in bambina? Non glielo so dire, non ho chiesto. Non so se è stato Marconi, non lo so. Però quel gol forse è stato decisivo, perché sul morale... No, credo sia stato decisivo il terzo. Il terzo. Perché comunque il secondo tempo abbiamo provato a partire subito un po' più forte, a cercare di... Noi siamo una squadra un po' abituata a giocare, e oggi purtroppo hanno giocato ragazzi che sì, non avevano una gara. Sì, quelli che hanno giocato purtroppo ancora non sono in condizione ottimale, in un campo che invece ti costringe ad andare forte, con giocatori che ti costringono ad andare forte, il divario si vede ancora di più. Credo comunque, insomma, che fra noi e loro in un campo normale non ci debbano e non ci siano 4 gol, perché se fra noi e loro, cioè il Sorrento, ci fossero 4 gol, vuol dire che il Sorrento è anche di fronte al Novara. Mister, quando hanno inciso le assenze? No, hanno inciso ma relativamente, nel senso più... Chi avrebbe voluto tra gli assenti? No, avrei voluto una condizione migliore in certi giocatori, quello sarebbe stato l'ideale, perché comunque Carlini, che era con noi a Lecco e io con me l'anno scorso, insomma è un giocatore che quest'anno secondo me è cresciuto ancora di più rispetto all'anno scorso,
ha migliorato anche la condizione fisica, un giocatore che insomma in Serie C ha sempre fatto benissimo. Anche da voi? Anche da voi ha fatto bene. Sì, ha fatto benissimo anche da noi e secondo me è ancora migliorato da come l'ho visto e da come ho visto altre partite in Udi. Poi insomma Paolinho è un giocatore, è un buon giocatore. Mi sembra che voi avete una partita, quattro partite in casa adesso più alla fine. Sì, non lo so, io so che domenica andiamo ad Alessandria, Alessandria oggi ha perso a Monza, cioè abbiamo perso col Monza, quindi sarà una battaglia. Domenica sì, col Monza. No, domenica andiamo ad Alessandria, ancora fuori. A Monza e sorre. E mister, che cosa dici in questo momento della sua squadra? No, dopo questa sconfitta? No, è una partita che deve, deve fare storia a sé, perché insomma non siamo così messi come è stato oggi, perché comunque venivamo da 7 punti, 3 partite positive, con l'Arezzo sinceramente era una partita che siamo giocati tranquillamente alla palla, abbiamo persa per un contrattacco da calcio d'angolo e non ci avevamo mai tirato in porta. Quindi, insomma, io credo che nell'analisi delle cose uno debba andare un po' più in là del risultato fino a se stesso, perché è troppo particolare. Cioè, senza togliere ovviamente merito a Sorrento. No, dicevo in generale, dipenderebbe da questa partita. No, noi dobbiamo salvarci, il nostro obiettivo è quello. Poi è chiaro che oggi aver perso contro il Sorrento è una nostra diretta concorrente, e andiamo a pari punti, insomma si battaglia tutti, però insomma dobbiamo pensare di doverci giocare partita con partita. Il Sorrento che ho visto pensa che riuscirà agevolmente a tirarsi da queste salvezze? Secondo me sì, io poi dopo ripeto, credo, io non so, ma tutto il vantaggio che si piglia in casa evidentemente non se lo piglia fuori casa, cioè il vantaggio di questo campo qui poi evidentemente ti toglierà qualcosa quando vai fuori, perché se no il Sorrento credo debba avere un'altra classifica. Però sinceramente io all'andata non ho visto, non c'ero e non ho visto la partita, però insomma i giocatori che ha il Sorrento sono da almeno metà classifica, poi dopo il perché e per come. Anche se tutto il caso abbiamo perso i migliori punti in sostanza, questa cosa costante insomma. Però avete battuto Arezzo, Benevento, proprio quello il problema. Cioè quelle partite là magari non bisogna vincere, bisogna vincere queste. Questa è la seconda partita che vinci quando hai detto che vuoi. Altre domande? No, va bene. No, credo anche con Lumezzano, insomma. Sì, sì, è un mortale.